Allora iniziamo, rompiamo il ghiaccio. Benvenuti a tutti alla premiazione della 12ª edizione del concorso a corto di libri. I cortometraggi raccontano le biblioteche, promossa da AIB e IFLA Metropolitan Libraries, in collaborazione con Galluccio Editore, Del Vecchio Editore, Media Library Online, con il sostegno di Pikes Peak Library District. Il concorso è nato nel 2009 in Umbria, è nato da un'idea che abbiamo promosso insieme a Gabriele De Veris e è iniziato come concorso di dimensione quasi condominiale, oserei dire, poi invece con gli anni è diventato effettivamente un concorso internazionale. Quest'anno hanno partecipato 29 cortometraggi provenienti da Brasile, Canada, Cina, Croazia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia, Sudafrica. Queste nazioni con i loro concorrenti hanno partecipato nell'ambito delle tre sezioni previste da A Corto di Libri, ovvero pubblicità, a soggetto e documentario. 13 di questi cortometraggi hanno partecipato anche al premio Metropolitan Libraries, di cui poi magari dopo parleremo. I video che hanno partecipato a questa edizione di A Corto di Libri potete visionarli sul canale YouTube di AIB. Le opere in concorso sono state esaminate da una giuria composta da Fabio Melelli, che vi parla in qualità di presidente, da Corrado Ditiglio, membro AIB e funzionario delle biblioteche di Roma, Daniela Currò, conservatrice audiovisiva, Director of Moving Image Research Collections at the University of South California Libraries, la prossima volta lo pronunci tu perché è anche abbastanza lungo, Antonella Scarpa, che si trova qui accanto a me, vicepresidente dell'Associazione delle Videoteche e Mediateche Italiane, e poi John Spears dell'IFLA Metropolitan Library Section, Director of the Buffalo Erie County Public Library di New York. Sembra quasi un complesso country and western. Bene, in questi anni hanno partecipato al premio ben 250 opere che hanno mostrato una ricchezza sia di contenuti che di linguaggio. Io direi che possiamo iniziare subito con la prima sezione, che è la sezione dei documentari, a cui hanno partecipato 11 opere. Ora noi credo che facciamo una cosa un po' alla Mike Buongiorno, no? C'è una busta da aprire, apriamo la busta, ecco Antonella, apri la busta con il nome del vincitore. Un po' di suspense, no? Hai preparato una musica, non so, Mike Oldfield, no? Ecco, prego. Allora, vince la 12ª edizione di A Corto di Libri il documentario norvegese, spero di pronunciarlo decentemente, Daikan Biovica A Prologue della Oslo Public Library. E adesso possiamo sentire. Bene. Chiaramente non abbiamo a Torino, non abbiamo a Torino naturalmente gli autori di questo documentario, però possiamo vederlo. Intanto possiamo anche leggere, Antonella, se vuoi, la motivazione della giuria che ha portato al riconoscere in questo documentario norvegese il migliore tra tutti. Motivazioni della giuria. Una lettera d'amore alla biblioteca Deichmann, che si estende a tutte le biblioteche, raccontata attraverso poesia, prosa e musica. Questo film è in grado di dare un'idea del perché dietro la biblioteca, esplorando anche la natura stessa di Oslo. Un'opera
che riesce a fondere armoniosamente le esigenze di documentazione e di divulgazione con uno stile spiccatamente narrativo attraverso il linguaggio di un singolare videoclip. Devo confessare che io ho votato come migliore nella serie dei documentari quest'opera e l'ho definita compatta, complessa e completa, perché è un video che mette assieme diversi linguaggi. Mette assieme il linguaggio della musica, mette assieme il linguaggio della poesia, mette assieme il linguaggio della narrazione e tutto questo viene legato dall'uso delle immagini molto sapiente. Benissimo, allora a questo punto possiamo vederlo. Vi anticipo che il documentario dura 6 minuti e 14 secondi, quindi non vi allontanate perché poi ci sono le altre categorie. Credo, Gabriele, che possiamo allora mandarlo in onda e proiettarlo. Alle biblioteker nye for noen. Velkommen. Dette ditt. Biblioteket en himmel. Hver stjerne en bok. Biblioteket et hav. Hver bok en bølge. Jeg har vært her før. Det var her inne jeg fant et språk som var begynnelsen på mitt eget. Det var her jeg leste om de som sto opp for meg før jeg fantes. Biblioteket en skog, hver leser et tre, som låner lys, som låner regn. Biblioteket et sirkus. Bibliotekaren var min første kjærlighet. Det var her jeg var fri. Det var her stemmen min starta. Jeg har aldri blitt hysja på her. Biblioteket en holdeplass. Biblioteket en by. Biblioteket en himmel. Hver bok en sky. Biblioteket høyt. Biblioteket lavt. Det grå lysning. Fant vekta ord, famlende i grenselandet mellom saklig retorikk og revolusjonær poetikk. Det var her stemmen min starta. Og jeg ganske full, og jeg går midt i bygdøle. Og mitt eneste mål å komme hjem og sove. Men før jeg gjør det, da jeg trygg, da kan jeg sove godt hele dag. Bibliotek en dør hvor du ikke møter deg selv, men en annen som viser oss hvem vi også kan bli. Kanskje blir jeg vekket. Til en annen
planet. Det føltes godt å være der, men klokka ringer meg hjem. Ingen morgenfugl, jeg kvitrer ikke som lerka i tre. Nå det kaffetid, litt havregryn og matpakke. Til lille jenta mi, hun ler for mamma stresser litt. Nå må du kle på deg, jeg kan hjelpe til, men hun styrer med sitt. Hun bærer strømpebuksa på hodet, ja jeg blir litt oppgitt. For klokka tikker så mye fortere enn den gjorde sist. For vi må suse av gårde. Biblioteket tid. Biblioteket en vei. Biblioteket deg. Biblioteket deg. Det du som åpner i dag. Complimenti ancora agli amici norvegesi che hanno vinto nella categoria miglior documentario. Adesso ci sarà una brevissima cerimonia di consegna, ti invito Antonella a recuperare il diploma e chiamo per ritirare il premio Enzo Borio dell'AIB, che immagino domani sia in Norvegia a recapitare personalmente questo premio. Il premio naturalmente non è solo il diploma, consta anche di alcune pubblicazioni. Enzo, complimenti e falli anche ai norvegesi. Grazie. Bene, passiamo alla prossima sezione, che è il miglior cortometraggio a soggetto. Hanno partecipato 4 video, ancora una volta il rito dell'apertura della busta. Ecco, Antonella, apri la busta e vediamo chi ha vinto nella categoria del miglior cortometraggio a soggetto. Vince la 12ª edizione di Accorto di Libri nella sezione a soggetto Fantastic Libraries di Duda Ferraz, Gustavo Heinz, Pierre Ruprecht. Per la SP Leiturash, Paulista Libraries and Reading Association. Scusate, ma il passaggio da una lingua all'altra. Ho apprezzato anche una sfumatura di accento paulista, forse, vero? Ci ho provato. Assolutamente bene. Quindi allora possiamo vedere intanto il miglior cortometraggio. Allora, diciamo anche perché... Motivazione. Sì, aspetta che la recupero. Allora, leggo io se vuoi. È un corto assolutamente originale dove il messaggio su cosa sono le biblioteche, cosa si può trovare, cosa si può fare in una biblioteca, è presentato in modo fantastico, tra virgolette, utilizzando strumenti semplici in maniera rigorosa. Allora a questo punto possiamo vedere il cortometraggio che ha vinto nella sezione a soggetto. A biblioteca da cidade de Nossa Senhora da Terceira Margem
É muito interessante. Ela não é uma casa. Ela também não é um local de trabalho. Ela não é nenhuma coisa nem outra. Ela é um lugar onde cada um faz o que bem entende. Claro que a biblioteca é um lugar para ler, mas é também um local de encontros, um lugar para cursos, para falar, ver. Eu também quero ver. Ouvir. Vamos lá ouvir a história. É um espaço democrático onde as diferenças somem e se somam. A biblioteca é um lugar de troca. Era uma vez uma biblioteca na cidade de Estrela do Leste. Ela ficou conhecida pelos seus insetos, mas não eram traças, baratas ou cupins. Eram vagalumes. É que a biblioteca não possuía energia elétrica, mas os seus moradores, eles sabiam da importância dos livros para gerar luz e conhecimento. Então, cada leitor passou a trazer pirilampos dentro de um vidrinho, que lhe serviria de lanterna. Foi assim, com livros e vagalumes, que Estrela do Leste venceu a escuridão. A cidade de Banquete, que fica às margens do rio Ibá, tem uma biblioteca muito famosa. Ela é famosa porque os seus leitores devoram livros. Eles acham a literatura uma coisa muito saborosa, que pode ser, ao mesmo tempo, refinada como caviar e simples como cachorro quente. É que nessa biblioteca, os livros são comestíveis. Comestíveis? É isso mesmo. Comestíveis. Na biblioteca de Banquete, cada obra é impressa com o sabor correspondente ao seu texto. Por exemplo, se temos uma história de amor. Ela tem sabor de morango com chantilly.
Agora, se é uma saga sobre o Oriente. O livro tem sabor de anis. E se é uma aventura marítima? Ostras. Mas tem um porém. Você só pode comer o livro depois de lê-lo e entendê-lo totalmente. Por isso, na cidade de Banquete, quanto mais pesada a pessoa, mais respeitada ela é. A literatura alimenta a alma e engorda a imaginação. Desculpa. Dizem que a biblioteca da cidade de Jururu é mal assombrada. Os funcionários juram de pé junto que antes de abrir a porta para os leitores, eles podem ouvir as estantes gemerem baixinho. Mas o mais estranho é que dos livros sai um som que parece um choro. Porém, assim que as pessoas entram, esses sons desaparecem. As estantes parecem suspirar de alívio. E há quem diga que se pode ouvir os livros sorrindo. Dizem que esse fenômeno não acontece apenas na biblioteca de Jururu, mas sim em todas. Só com o encontro de pessoas é que as bibliotecas ficam realmente felizes. Bene, allora Antonella, se vuoi consegnare il premio, io chiamo a ritirare il premio Paola Del Zoppo, docente, un'amica del concorso, ormai sono anni che segui a Corto di Libri, quindi foto naturalmente di rito, tua responsabilità farlo recapitare naturalmente in Brasile, quindi ti abbiamo lasciato anche un'incombenza di poco conto, in quanto germanista, dice Gabriele, con logica ferrea. Allora rivolgiamoci, sali, non succede niente, sali pure. E anche questa è fatta, prego, magari accomodati, anche perché noi abbiamo questi tempi, gli ultimi che vogliamo fare, li riassumiamo o li facciamo vedere? No, li facciamo vedere, no, non facciamo una sì, certo. Bene, allora, esatto, allora siamo alla terza sezione. Allora, prima io l'avevo saltato per stringere un po' i tempi. Bene, c'è un ringraziamento, perfetto, molto breve dal Brasile. Olá a todos, sou Pierre Ruprecht, diretor da SP Leituras, e estamos aqui reunidos com a equipe que fez a série Bibliotecas Fantásticas, que concorreu a esse prêmio A Corta de Libre. Hoje é um dia muito especial para nós,
ter esse trabalho reconhecido por esse prêmio internacional é importantíssimo para todos nós. Ele nos ajuda em nosso trabalho. E é incrível poder estar junto com vídeos de todo mundo que participaram desse concurso, né? Todos defendendo o papel das bibliotecas públicas em suas comunidades. Participar encenando Bibliotecas Fantásticas foi algo muito especial. Primeiro porque eu ficava esperando o roteiro, o texto do Toreiro, né? E eu ficava imaginando letrinha por letrinha, ficava imaginando as imagens. E aí quando chegou, tinha aquele mundo, né? Tinha aquela magia inteira. Eu abria uma malinha, saía de dentro dela um cenário gigante feito pelo René Missomi e a Fernanda Schaberle. Saiu um universo inteiro. Foram quatro histórias, né? Fantásticas, que me encantavam demais e que traziam um universo muito, muito especial. Foi muito bom trabalhar com essa equipe toda aqui. Muito obrigado pelo prêmio. Buongiorno, eu me chamo Toreiro e penso que parlo italiano, mas não parlo coisa niente. Quando me convidaram para fazer esse roteiro, eu achei que uma saída para conseguir falar de tudo que as pessoas queriam que a gente falasse seria juntar alguns microcontos que eu tinha com o espetáculo do Arô. Esse espetáculo mágico de tirar o universo de uma mala e tal. Eu acho que mostrava bem as ideias e também cabia no orçamento. E acho que deu muito certo e a gente está muito feliz, muito honrado por ganhar esse prêmio. Siamo tutti molto contenti. Obrigado a todos e viva a biblioteca! Complimenti ancora e siamo arrivati alla terza sezione, quella della pubblicità. Allora apriamo la busta e vediamo chi è risultato il vincitore di questa terza sezione in cui hanno concorso 14 opere. Ben 14 opere, è stata la sezione più frequentata quest'anno di Acorto di Libri. Funziona. Con mia grande gioia la 12ª edizione di Acorto dei Libri viene vinta dal documentario, scusatemi, dalla clip proposta da CAEB, Pionieri, Naviganti e Sognatori, e da CAEB, Mamma Fotogramma, che li abbiamo qui presenti e sono molto felice perché siamo amici da molto tempo con Rossella. Bene, ma allora prima magari di effettuare intanto un applauso, giustamente, prima di effettuare la premiazione direi lo vediamo, così poi dopo invitiamo i vincitori e leggiamo la motivazione. Posso leggerla io anche volendo dire. Se vuoi leggila subito, poi vediamo. È un cortometraggio intelligente, non convenzionale e soddisfa bene il suo obiettivo pubblicitario. Attira l'attenzione dello spettatore e fa un uso eccellente di una classica tecnica cinematografica come l'animazione in stop motion. Abbiamo anche presente l'autore. Bene. Poi, Ettore è qui con noi. Poi naturalmente verrai premiato. Intanto vediamo il tuo lavoro.
Complimenti. Allora chiamiamo naturalmente a raggiungerci qui in postazione l'autore, credo che sia presente, non so chi di voi voglia venire a ritirare il premio. E tra l'altro io vorrei chiamare per consegnare questo premio Silvia Tarquini, editrice di Art Digiland. Silvia, se vuoi, in realtà già l'hanno ricevuto, insomma, brevi mano, però ecco, facciamo anche a favore di fotografi, a favore di ripresa, la consegna del premio. Grazie Silvia, complimenti ancora per questo premio che riconosce il miglior valore nella sezione. Oh, e questa volta, naturalmente essendo presenti i vincitori, c'è anche una consegna materiale, vero Gabriele? Quindi se vuoi recuperare, ecco i libri di Del Vecchio, editore, e di Gallucci. Ecco, ci sono dei libri che fanno parte integrante del premio, offerti da due nostri antichi promotori come Del Vecchio e Gallucci. Eccoli qua. Grazie, complimenti. Sì, se volete dire qualcosa io naturalmente vi cedo il microfono. Sì, intanto dobbiamo scendere perché stanno chiudendo, quindi scendiamo tutti insieme. Grazie Silvia, grazie. Un commento, sì. La guarda, parli qui. Sì, siamo molto felici, dico, di questo riconoscimento. È stato un video che abbiamo realizzato per ricordare i 40 anni della nostra società. Siamo una cooperativa, siamo fondati nel 1979 e tuttora siamo molto vivi e attivi. Sì, in tutta Italia, e anche ultimamente, adesso il video dice più di 200 soci, infatti adesso sono 285, quindi, però la percentuale di donne è sempre quella, 72%. Bene, grazie, complimenti. Grazie, grazie, veramente interessante questo cortometraggio perché utilizza anche una tecnica storica del cinema come il passo 1, che in realtà nasce praticamente col cinema, anzi diremmo col pre-cinema, quindi una forma di tradizione che si sposa poi con la modernità. E certo, è un impegno anche realizzare un'intera opera, per quanto breve, in stop motion animata, come si diceva un tempo a passo uno. Ma abbiamo anche una menzione speciale della giuria per quanto riguarda questa sezione della pubblicità. Infatti abbiamo un'altra busta che adesso Gabriele passa ad Antonella, che ne darà lettura. Quindi abbiamo deciso che in questa sezione, oltre al vincitore, si ritenesse opportuno appunto concedere una menzione. Menzione speciale della giuria ad Advertising for of Huadu Library. Han Jinga Zigu Chen, una biblioteca cinese. Ecco, hai capito perché l'ho passata a te questa infatti. Motivazione? Perché in realtà per me era una sorta di codice fiscale da leggere. Poi dovevo prepararmi prima, come anche un'intonazione, lingua. Esatto. Bene, questo ecco. Leggiamo la motivazione. La motivazione è la seguente: il messaggio viene veicolato miscelando adeguatamente immagini, fotografie e luce, in modo elegante e raffinato, con particolare attenzione alla composizione degli scatti ed a un uso espressivo e funzionale di un montaggio asciutto e incisivo. Perfetto, allora forse possiamo anche vederlo. To explore the heart of the city. To discover the difference of the city begins with her library. The emotions of Ling Lan clearly expressed in all designs, through the layout and the decorations, a culture map traveling inside the library, every corner, everywhere. Colorful flowers,
created the unique texture of the space. Useful functions, fully appreciated by readers. Thus, the library takes on the Flower City's culture mission, mentoring inside the library, as if reading a book, feeling the breeze in the air, as if turning the pages of a picture book. The beauty of nature is in every page. When arts and architecture come together, when beauty and human needs combine, the cultural life of the city nurtures her own growing land freely. The concept of a city culture living room is born for scholars, artists, and all citizens. The light of a time stops right here. The library brings lights for readers' understanding of life. The library provides to all her readers the world for searching knowledge, choose discovery in this Flower City New Library in Guangzhou, China. Menzione speciale della giuria, quindi nella sezione pubblicità, a questo video della biblioteca cinese. Prima abbiamo letto la menzione, abbiamo letto la motivazione che sembrava tradotto da Google Traduttore, dall'italiano all'italiano, no? C'era qualcosa che non mi tornava. Bene, adesso possiamo parlare di quello che è stato il premio della giuria popolare. Quest'anno i cortometraggi in concorso sono stati giudicati dagli stessi utenti del canale YouTube The Live. In 48 ore hanno partecipato peraltro a questa votazione popolare un numero congruo. Quasi mille utenti hanno partecipato in 48 ore a questa giuria popolare ed è risultato questo elenco di vincitori. Miglior pubblicità, Lo scaffale di Annalisa con 210 voti. Miglior documentario, Biblioteche tra presente e futuro con 244 voti. Miglior corto a soggetto, Fantastic Libraries, con 350 voti. Poi è stato chiesto appunto di indicare il miglior video complessivo tra i partecipanti alle tre sezioni del concorso ed è risultato vincitore per la giuria popolare il documentario Biblioteche tra presente e futuro con 360 voti. Questo, esatto. E in realtà come succede un po' anche a Sanremo, no? La giuria popolare e quella di qualità spesso divergono nelle loro valutazioni, anche noi abbiamo rispettato la valutazione perché sono naturalmente stati questi dei risultati diversi da quelli a cui noi abbiamo concorso con i nostri lavori della giuria del concorso. Bene, ci stiamo avvicinando alla fine e quindi rimane individuare il premio per il miglior video dell'anno, il miglior cortometraggio dell'anno, ovvero il cortometraggio di quelli che hanno partecipato alle tre sezioni che è risultato vincitore complessivo del concorso a corto di libri. Quindi Antonella, ti chiedo magari di leggere titolo e poi abbiamo una sorpresa. Come miglior cortometraggio dell'anno, diciamo il vincitore assoluto della 12ª edizione di A Corto di Libri, è risultato Deichmann Bjørvika, A Prologue, della Oslo Public Library. E abbiamo un video che ci arriva direttamente dalla Norvegia, da Oslo. This is fantastic, great news. We are so proud that you liked our video of the grand opening of this our new mothership in Oslo, the library in Bjørvika, which is now filled with life. But when we recorded the video, it was
still not opened. We were supposed to open at the beginning of March in 2020, and then the whole country closed down, and we have been limited in our offer until now. So instead of having a ceremony just for a few selected people, we decided to make this film with the people that were supposed to be on stage, and then it could reach more. And we tried to do it proper, and we are so glad that you liked it. So we are thrilled to be honored by winning this special prize from you. Allora, volevo ricordare questo, c'è anche un premio Metropolitan Libraries di IFLA, è stato votato, è stato scelto, sarà IFLA poi a comunicare direttamente qual è stato il premio, a chi è andato il premio, quindi noi possiamo solo dire che si è svolta questa votazione nei giorni precedenti, tanto bene proprio a Oslo erano, quindi nei prossimi giorni diffonderanno loro la comunicazione. Siamo arrivati in conclusione, quindi? Quindi non ci resta che chiudere il salone, perché è arrivata l'ora. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, che sono oggi intervenuti al Salone del Libro, grazie agli organizzatori, grazie alla Regione Piemonte che ci ha ospitato. Naturalmente noi non possiamo che rinviarvi alla prossima, perché torneremo, vero? Non è una minaccia, ma torneremo, ormai sono tanti anni che ci trovate qui, e quindi torneremo con una nuova edizione di A Corto di Libri. Ringrazio Antonella, non so se vuoi aggiungere qualcosa, che non verrai più perché magari non vorrai più leggere. No, assolutamente no, anzi è la prima esperienza che faccio in giuria di corti, mi è piaciuta tantissimo, mi sono divertita molto, devo dire che è stato anche un po' difficile selezionare i migliori, perché erano tutti spot di altissima qualità, qualcuno magari più nella tradizione e qualcuno, come abbiamo visto, molto creativo, molto innovativo. Quindi grazie molte per essere invece aver fatto parte della squadra, ecco, veramente. Grazie a te, allora ringraziamo anche i tecnici, ringraziamo chiaramente tutti, appuntamento al prossimo anno, grazie e buona serata a tutti. Thank you.